5 partite sono finite 14-4 ogni partita. Chiunque avrebbe detto che c'è un ingiusto, qualcuno si è messo d'accordo. E mettersi d'accordo anche per la commissione di garanzia, cioè per la commissione che deve in qualche modo controllare e che solitamente va alla minoranza, oggi la maggioranza ha deciso qual è il consigliere di minoranza che deve fare il presidente controllore, cioè ossia controlla allora e controllato sono la stessa cosa. Questo inciucio è sintomatico di un clima particolare che si è venuto a creare in aula? Ecco, voi come pensate di andare avanti a questo punto? No, io non penso che ci sia un clima brutto, anzi, penso che la maggioranza erano abituati a fare così e fanno così. Io continuo ad avere la speranza nella giunta, anzi dico che alcuni passi di questa giunta vanno bene. Penso alla Rotino che si è andata con Retecchi, io non ci sono potuto andare, ma era quello che avevamo chiesto. Penso ad altri progetti che vedo che hanno messo in campo, però il fatto di dei consiglieri che hanno paura di essere controllati mi pare il colmo. I 5 Stelle propongono anche le commissioni nelle ore pomeridiane ed in soli 2 giorni settimanali. Sì, se vi ricordate, noi nel nostro programma battevamo molto nella riduzione dei costi della politica. Uno dei passi per ridurre i costi della politica sono che anziché di mattina, dove bisogna pagare molti oneri alle imprese, si possono fare le riunioni nel pomeriggio, molto meno riunioni, perché le commissioni servono per prendere le decisioni, poi gli studi uno se le fa a casa e si arriva già con i paper già pronti. E io credo che bisogna dare un grande segnale alla città, anche perché questa questione dei costi della politica era in tutti i programmi dei sindaci. Rispetto a questa proposta avete fatto un sondaggio tra le file della maggioranza ed anche delle opposizioni? A noi ci è sembrato che questo sondaggio sia andato male. Sicuramente il controllo di tutto quello che sarà sottoposto alla Commissione verrà in maniera molto attenta, controllato dal punto di vista normativo e di rispetto delle regole e della legalità. Chiaramente non sarà la stessa cosa, però faremo il possibile affinché vengano fuori eventuali intrighi di potere, prima di tutto, perché la Commissione Garanzia e Controllo è data all'opposizione proprio per evitare la possibilità che una sola fazione possa decidere in maniera unanime su una determinata questione. Nel momento in cui si toglie l'opposizione, questa garanzia viene a mancare, per cui era fondamentale che la maggioranza chiedesse alle minoranze di esprimere un nominativo unanime, un membro su cui vi era l'unanimità della minoranza per avere la certezza che questo controllo potesse essere fatto da noi.